ho anche da gli scheletrini che stanno qua dietro, perché dato che Halloween tra poco arriverà, allora ho messo qua nello sfondo alcuni oggetti a tema Halloween, tra cui questi scheletrini che ho gentilmente rubato a mia sorella e che provengono dalla Germania. Uno inoltre ha anche perso la testa, eccola qua la testina dello scheletrino, che se non ricordo male sono anche fosforescenti, carinissimi. Comunque, ritornando all'argomento del video, questo è un video recensione su un libro, un altro libro che mi è stato inviato, e cioè Formule Mortali, la prima indagine del commissario Ansaldi, scritto da François Morlupi. Spero di aver pronunciato bene il cognome, perché dato che è di origine italo-francese, spero che il cognome si legga in italiano e che invece non sia un cognome che si legga in francese. In tal caso mi scuso. Pubblicato nel 2018 ed edito dalla casa editrice Croce Libreria. Oltre a salutare tantissimo naturalmente François, devo anche ringraziare Deborah del canale L'Antro del Drago, perché se non ricordo male è stata lei a consigliare a lui, all'autore, di contattarmi per farmi leggere questo libro. Per cui Deb, se stai guardando questo video, grazie e un saluto grande grande. Parlando del libro, Formule Mortali è un thriller ambientato ai giorni nostri in una Roma d'agosto deserta, perché le persone sono in vacanza, e torrida. E cosa succede? Che un bel giorno, più o meno, un uomo, mentre sta facendo attività fisica in un parco, trova una scena decisamente sconvolgente, perché trova il corpo di un uomo che è stato ucciso in maniera brutale. Infatti il corpo è pieno di mutilazioni, di ferite, ci sono state anche diverse amputazioni, con alcune parti del suo corpo che sono state amputate. Chi ha commesso l'omicidio ha scritto sul terreno, a terra, una formula, ossia è uguale mc al quadrato, cioè la formula della legge di conservazione di Einstein. Una scena ovviamente sconvolgente e enigmatica, sia perché non si capisce per quale motivo ci sia questa formula, e anche perché è subito chiaro che la vittima è morta soffrendo tantissimo, dovendo subire dei dolori e delle torture indicibili. Sul caso inizia ad indagare il commissario Ansaldi e la sua squadra del commissariato di Monteverde. E sarà un caso che, oltre a scioccarli molto per come, per il modo terribile in cui chi uccide agisce, riporterà anche a doversi un pochettino scervellare, proprio perché non riescono a capire quale sia il nesso tra chi viene ucciso e tra queste formule, perché ci sono queste formule, che motivazioni hanno gli assassini, fino a quando non si arriverà a scoprire comunque un mondo fatto di web, di snuff movies, di scienza e religione, di cose decisamente inquietanti. Il mio giudizio su Formule Mortali è indubbiamente positivo, perché sono diversi gli elementi che mi sono piaciuti. Uno di questi è la presenza non esagerata, però comunque notevole, di scene macabre e violente. Già la scena in cui viene descritta la prima vittima che viene ritrovata è una scena indubbiamente che colpisce per la presenza di forte violenza. Accanto a questo poi alle volte si prova anche raccapriccio, anche schifo, ma si può anche provare empatia per chi è stato ucciso, perché proprio il fatto di sapere che questa vittima è stata uccisa in maniera così barbara, però ha sofferto, è morta dopo tantissime sofferenze, ovviamente ti fa provare empatia nei confronti della vittima e quando fuori di testa sia chi attua questi omicidi. Un'altra scena nella quale ho provato da un lato un senso di ribrezzo, ma dall'altro lato anche un certo interesse, è una scena in cui viene descritto come si fa un'autopsia, e l'ho trovata interessante perché generalmente quando si dice che si fa un'autopsia su qualcuno, però almeno personalmente io non mi sono mai andata ad informare, e ovviamente è un qualcosa di un po' raccapricciante, macabro, perché è vero, in questo caso si parla di un'autopsia fittizia su un personaggio che non esiste nella vita reale, però è anche vero che vengono fatte tante autopsie reali su persone reali, e il fatto di immaginare il corpo di una persona che fino magari a qualche tempo fa camminava, parlava, correva, rideva, essere tagliuzzato, smembrato, esaminato, non è proprio una cosa che ti fa molto piacere. Dall'altro lato però l'ho trovato appunto interessante perché mi ha dato più informazioni, e credo che comunque siano informazioni che
rispecchiano quelle che sono le vere procedure, e mi ha aiutato a capire un pochettino meglio come funziona questa pratica. Un'altra cosa positiva, anzi forse il punto più positivo di questo libro, è la caratterizzazione dei personaggi. Abbiamo prima di tutto il commissario Ansaldi, che si discosta un bel po' dalla classica figura del commissario, perché non è né agilissimo, anzi ha una bella pancetta, non è che se la cava tantissimo magari nel correre, nel fare qualcosa, proprio un qualcosa di fisico, anche se non manca di un certo fascino. E soprattutto caratterialmente, proprio nella sua indole, è abbastanza, possiamo dire, strano, diverso, perché il commissario Ansaldi per vari motivi personali soffre di attacchi di panico, è molto ansioso, ha una dipendenza dalle medicine ed è un maniaco dell'ordine, uno di quegli uomini che è capace di ordinare una cosa, di magari una scrivania, per 3-4 volte di fila, non perché sia disordinata, ma proprio perché ha questa sorta di mania, deve mettere tutto quanto in ordine, deve vedere tutto quanto aggiustato. C'è poi il suo vice ispettore Eugénie Loire, una ragazza italo-francese, anche lei dal carattere un po' particolare. Fisicamente non è propriamente una bellezza, non tanto perché è brutta, ma perché non si valorizza proprio tantissimo, e poi ha sempre un'espressione, come scritto proprio nel libro, da cane bastonato. Inoltre al lavoro Eugénie è molto brava e precisa, è testarda, è integerrima e riesce a essere anche abbastanza fredda, però questa freddezza la fa sembrare spesso come una persona poco empatica e profondamente insensibile. Anche nel suo caso, in realtà, questa insensibilità non è una insensibilità reale, ma è legata a situazioni del passato che l'hanno profondamente scossa, però questo suo comportamento più di qualche volta porta a degli scontri con altri componenti del commissariato, e con il personaggio di Eugénie in qualche caso mi sono ritrovata, non in tutti i casi, perché in lei è un po' più sottolineata questa introspezione, questo suo essere schiva, non vuole parlare con nessuno, stare sempre sulle sue, non aprirsi. Non sono così, fortunatamente, però è anche vero che anch'io sono una ragazza che non esprime sempre le proprie emozioni, soprattutto quando si tratta di esprimere emozioni come il dolore e il pianto. Io non amo piangere in pubblico, è raro vedermi piangere in pubblico, però il fatto che io non pianga in pubblico non vuol dire che io non stia soffrendo, e mi sono ritrovata soprattutto ad un certo punto, perché ad un certo punto Eugénie si troverà a dover affrontare una situazione difficile, molto dolorosa, nella quale tutti quelli che stanno intorno a lei piangono, a lei invece no. E in quel momento ci viene proprio detto che Eugénie, ok, non sta piangendo, però comunque dentro soffriva tantissimo. E in questa cosa mi ci sono ritrovata, perché infatti è la verità. Non sempre una persona deve oppure vuole esprimere le proprie sensazioni, i propri sentimenti. Non esprimere un qualcosa non vuol dire necessariamente non provare quel qualcosa, sia che si parli di una sensazione negativa, sia che si parli di una sensazione positiva. Poi, passando ad altri componenti del commissariato, ci stanno l'agente scelto Roberto Di Chiara e l'agente scelto William Leoncini, che lavorano spesso in coppia, si prendono spesso in giro, sembrano più due compagni, due ragazzini. Di Chiara è tifoso della Roma, ama i film coreani, mentre Leoncini è un ragazzo di colore, è stato adottato, è molto affascinante, un po' più scapestrato ed è appassionato di storia sulla Seconda Guerra Mondiale e sul nazismo. E poi c'è Matteo Caldara, un uomo sposato che ha una moglie che è un po' una rompiscatole, dei suoceri che non è che vadano pazzi per lui, però è una brava persona. Non è brillantissimo, non può nemmeno aspirare a raggiungere grandi vette nel mondo della sua professione, però è sempre molto disponibile, sempre pronto a lavorare, è molto bravo con l'informatica, è decisamente solerte e volenteroso. Abbiamo dunque tutti questi personaggi che tra loro, con i loro diversi caratteri, però riescono a mescolarsi bene, e oltre all'introspezione psicologica dei personaggi, l'altra cosa bella è che in questo libro le indagini non sono fatte come sono fatte solitamente dal commissario, colui che è il protagonista.
Le indagini le svolge anche il commissario Ansaldi, però sono svolte insieme a tutti i suoi colleghi di cui ho appena parlato. Ed è bello proprio vedere il modo in cui ognuno si relaziona all'indagine, le varie indagini, i vari tentativi che fanno, chi va in un posto, chi interroga qualcuno, chi indaga qua, chi indaga là, chi scopre quello, chi scopre quell'altro, chi non scopre nulla. Ed è bello anche vedere come poi ognuno reagisce a queste indagini, che è un'indagine indubbiamente scioccante e sconvolgente. Anche dopo l'orario di lavoro ci sono diversi capitoli nei quali viene detto il commissario Ansaldi, dopo che è finito il lavoro, sta a casa, fa quella cosa, dichiara, fa quell'altra cosa, Leoncini fa quell'altra cosa ancora, cose completamente diverse che ci aiutano sia a vedere com'è la vita di ognuno di questi personaggi, ma anche a vedere come ognuno di loro si rapporta con questa indagine e con queste uccisioni così terribili. E poi, andando avanti con il libro, una cosa che si crea tra questi personaggi è anche un senso di unione, perché lavorando insieme su questo caso riescono a fare squadra, riescono ad unirsi e riesce anche ad uscire forte il senso di unione, di aiuto reciproco e di amicizia. So che François ci teneva a questa cosa, a proprio all'introspezione dei personaggi, perché me lo ha scritto, infatti me l'ho anche chiesto che cosa ne pensavo, e posso dire che è uscita decisamente bene, perché arriva l'introspezione dei personaggi, il loro diverso rapportarsi con la vita, con il caso, i loro diversi caratteri, però anche il modo in cui questi caratteri riescano a cozzare insieme e a fare fronte comune nell'affrontare questa indagine così difficile. Poi, altri punti interessanti del libro li ho trovati in alcuni piccoli elementi, o meglio, in alcune piccole informazioni. Vengono date informazioni sul Deep Web e il Dark Web, che io già ne avevo sentito parlare, però è stato comunque interessante leggere delle informazioni sulla parte oscura di internet. Ci sono anche informazioni sugli snuff movies, anche in questo caso già li conoscevo. Non è una, gli snuff movies non sono proprio una cosa che è bella, mai visti e non credo mai che li vedrò, però è anche vero che il libro ti permette di allargare uno sguardo su quel tipo di persone che appunto si divertono su internet in maniera inusuale, inquietante, raccapricciante e indubbiamente sbagliata. E poi ho apprezzato la parte ambientata in Corsica, perché ad un certo punto alcuni personaggi si recheranno in Corsica, e questa parte mi è piaciuta perché mi ha dato la possibilità di conoscere un pochettino quest'isola, perché la Corsica è un luogo che io non conosco e raramente mi è capitato, forse mai, di leggere un libro ambientato in Corsica, e in queste poche pagine ho scoperto un pochettino di cose, sia su alcuni piatti, sia sul comportamento degli abitanti, su alcuni modi di fare, su alcuni paesaggi, sul clima. Ovviamente non è che viene detto tantissimo, sono pochi capitoli, però mi hanno interessata tanto. Ho anche letto nei ringraziamenti che l'autore è legato a questa terra, perché ci ha passato diversi momenti della sua vita, diverse estati, e quest'amore si sente, perché il modo in cui è descritta la Corsica, in cui sono descritti i suoi abitanti, che hanno comportamenti un pochettino particolari, un po' fuori dalle righe, però non fastidiosi, mi è piaciuta, perché mi ha permesso di scoprire una piccolissima parte di questa terra. E adesso che mi viene in mente un'altra cosetta che pure ogni tanto ho apprezzato, è la presenza di una leggera ironia, perché proprio nella parte ambientata in Corsica, ma anche in altre situazioni, non sempre naturalmente, si parla sempre di un thriller nel quale vengono uccise le persone in maniera così barbara, però ogni tanto c'è la presenza di una sottile ironia che mi ha fatto sorridere. Parlando invece delle cose che mi sono piaciute un pochettino di meno, le uniche due cose sono: uno, il fatto che secondo me alla fine si corre un po' troppo, o meglio, il ritmo va abbastanza bene, però se confronto il ritmo della fine del libro con il ritmo che c'è stato fino a più o meno metà, ma anche tre quarti del libro, è come se ci fosse stata una sorta di accelerazione. Va bene quello che accade, però secondo me in alcuni casi la situazione doveva essere solo un pochettino più rallentata. E l'altra cosa
e che in alcuni casi avrei voluto ancora più informazioni su chi ha attuato questi omicidi. Le informazioni vengono date, anzi, ci sono diversi capitoli in cui viene mostrato il punto di vista dell'antagonista, però in alcuni casi avrei voluto ancora più informazioni. Mi sarebbe piaciuto sapere ancora di più sulle motivazioni che vengono spiegate, però avrei voluto ancora più analisi, ancora più approfondimento, in modo da ricevere ancora più elementi e spiegazioni inquietanti in una situazione che di per sé è già abbastanza inquietante. Poi questa in realtà potrebbe essere un difetto a metà, perché arrivando alla fine del libro c'è una cosa che ti può far pensare: ok, magari quello che ho pensato io in realtà non è proprio giusto, perché c'è un motivo magari per cui non è stato detto tutto quanto. Per il resto, a parte questo, tutti punti positivi, e un thriller che naturalmente consiglio tanto, anche perché un thriller scritto da un autore italiano, se non sbaglio, deve essere anche un libro d'esordio, ed un libro d'esordio indubbiamente buono e molto molto soddisfacente, e naturalmente lo consiglio tantissimo. Mando ancora un saluto e un ringraziamento a François, e se invece qualcuno di voi ha letto questo libro, fatemi sapere che cosa ne pensate. Un saluto sia da me, e questa volta anche dalla testina fosforescente dello scheletrino. Ciao ciao!